Buongiorno, buongiorno, benvenuti al webinar Sagre, feste, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei, la procedura sanzionatoria. Allora, questo è il nostro terzo, webinar del ciclo dedicato alla semplificazione amministrativa in materia di sicurezza negli spettacoli pubblici. Benvenuti a tutti e buongiorno. Sono Paola Pirani del Formez, introdurrò brevemente questo evento e do anche il benvenuto al relatore di oggi, che è il dottor Domenico Giannetta, comandante della Polizia Locale ed esperto di protezione civile e sportello unico attività produttive, specialista in organizzazione e gestione della sicurezza urbana e consular per la reingegnerizzazione della pubblica amministrazione. A breve passerò la parola. Questo webinar, come dicevo prima, è il terzo appuntamento online del percorso di approfondimento e aggiornamento sulla materia di semplificazione amministrativa nell'ambito della sicurezza degli spettacoli pubblici. Questo ciclo è stato svolto ed è svolto tuttora in collaborazione con il Centro di Competenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e nello specifico del progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. La programmazione di questo ciclo ha visto, che è iniziato il 5 febbraio, ha visto il primo webinar dedicato agli attori e alle procedure amministrative. C'è stato poi il webinar del 13 febbraio sui fattori di rischio e gli accorgimenti, quello di oggi sulla procedura sanzionatoria e il prossimo 5 marzo avremo, e chiuderà giustamente questo ciclo, il ruolo delle associazioni di volontariato. Questo è stato il nostro programma. Nell'ambito del progetto PON Governance e soprattutto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, abbiamo svolto diversi webinar e seminari, nello specifico 25 webinar e 34 seminari. Le tematiche hanno riguardato la conferenza dei servizi, la modulistica unificata e standardizzata, l'impresa, l'edilizia, l'ambiente, la SCIA, sua e sue, il commercio, la notifica sanitaria e gli spettacoli e trattenimenti pubblici. Allora, sempre nell'ambito di questo progetto vi ricordo anche che sono stati molti i partecipanti che hanno preso parte a queste iniziative. Abbiamo avuto 4.435 partecipanti ai nostri seminari e quasi 4.008 per quanto riguarda quello dei webinar. Ci sono state tantissimi partecipanti dalle diverse regioni italiane, con dei picchi con l'Emilia Romagna, la Toscana, la Campania, ma tutte le regioni sono state fortemente interessate e abbiamo condotto anche uno studio per vedere quale fosse il ruolo da voi ricoperto nei diversi uffici. Tutti questi dati li potete vedere sulle slide che saranno poi rese pubbliche nel pomeriggio di oggi nella pagina di eventi nella quale vi siete iscritti. Come dicevo, sempre nell'ambito del progetto Supporto all'operatività, è nata anche Rete Italia Semplice. Rete Italia Semplice è una piattaforma al servizio del personale delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini, dei tecnici e riguarda praticamente, ed è dedicata allo sviluppo e alla messa in rete delle competenze nell'attuazione degli interventi di semplificazione. La Rete Italia Semplice è stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica che ha dato l'incarico a Formez PA di svilupparla. Per accedere basta cliccare sul pulsante Accedi e venite direttamente iscritti all'area di lavoro Rete Italia Semplice, mentre per partecipare all'altra area di lavoro dovete cliccare sul pulsante Partecipa. Le credenziali sono le stesse che utilizzate per DFP Out. In questa piattaforma potete trovare diversi servizi, tra cui le guide, le FAQ, chiedi all'helpdesk e poi sempre il ricordo di tutti i seminari e dei webinar e degli appuntamenti che contraddistinguono il nostro progetto. Vi ricordo ancora che c'è stato anche il corso base per operatori SUAP che terminerà il prossimo 28 febbraio e per finire andiamo finalmente all'incontro di oggi. L'incontro di oggi è rivolto al personale dell'amministrazione, degli sportelli SUAP e tutti coloro che sono interessati alle tematiche trattate. Ho già visto che qualcuno di voi ha scritto una domanda in chat e le riporterò subito al relatore.
Fino al passerò a breve la parola al nostro Domenico Giannetta, poi dalle 11 ci sarà il tempo per le domande e le risposte. Allora, nel frattempo che chiedo al dottor Giannetta di poter avviare la sua webcam, parliamo anche dei punti salienti che tratteremo oggi, cioè gli atti sanzionatori, le competenze per adottarli, l'iter per giungere alla conclusione della procedura, la SCIA per gli eventi fino a 200 persone, quali controlli, quando effettuare questi controlli, quale procedimento attivare in caso di eventuali prescrizioni, il controllo della polizia locale, l'accertamento e contestazione, i profili penali, l'adozione, atti interdittivi e il ruolo degli uffici terzi, il SUAP, l'ufficio tecnico e gli altri enti terzi. La chat, questo strumento molto importante nel quale vi chiedo di poter scrivere tutte le vostre domande che saranno poi portate al relatore. Ricordo che come al solito tutti i webinar sono registrati, la registrazione la troverete nella pagina alla quale vi siete iscritti, dunque nel nodo 17, 75, 67 troverete anche le slide. E un'altra comunicazione di servizio per quanto riguarda le risposte che sono state fatte alle domande del 5 e del 13, oggi pomeriggio troverete nelle apposite pagine troverete il file con tutte le risposte. A questo punto non mi resta che augurare buon lavoro, chiedere al dottor Giannetta di attivare la sua webcam. Vedo che è entrato in aula, rimango ancora qualche attimo, intanto che aspetto. Ok. Buongiorno dottor Giannetta, ben arrivato. Vedo si è bloccato il video. Ecco qua, Chiedo a ho tutti quanti un attivato attimo il di microfono, pazienza. ci sentiamo perfettamente, quindi un grazie a Paola Non riesco a Pirani, sentire a la sua voce. Comez, al Centro per le competenze del Friuli Venezia Giulia. Ci ritroviamo in questo secondo, in questo terzo momento di incontro dove andiamo ad affrontare la tematica relativa esattamente a che cosa? Alla procedura sanzionatoria rispetto alle tematiche che abbiamo affrontato nei webinar precedenti. Allora, di cosa dobbiamo parlare? Naturalmente dobbiamo parlare di quelle che sono le varie tipologie di accertamento per quanto riguarda la parte sanzionatoria e la parte relativa alla sospensione eventualmente dei titoli abilitativi che sono stati rilasciati da chi dovranno essere naturalmente sospesi. E andremo ad affrontare che cosa? Abbiamo visto che l'organizzazione degli eventi attiene essenzialmente all'ente locale, attiene quindi all'ufficio SUAP che procede al rilascio dei titoli abilitativi affinché questi titoli poi possano essere inoltrati alle autorità provinciali di pubblica sicurezza. E allora il controllo attiene naturalmente a tutte le forze di polizia, partendo dalla polizia locale per arrivare poi agli organi di polizia dello Stato. E non dimentichiamo l'aspetto fiscale, perché il più delle volte questi eventi sono organizzati da associazioni senza scopo di lucro e quindi vanno naturalmente attenzionati anche da un punto di vista fiscale. Allora, giusto per ricordarlo a me stesso, l'organizzatore, cioè colui che vuole organizzare un evento, dovrà provvedere ad individuare un progettista per andare a fare che cosa? A realizzare la progettazione di questo evento, realizzare la progettazione di questo evento soprattutto da un punto di vista della sicurezza. E quando parliamo di sicurezza, parliamo di safety, parliamo da un punto di vista dell'incolumità delle persone. Abbiamo già detto nei webinar precedenti che questa incolumità delle persone deve essere attenzionata per ogni evento, tant'è che la circolare piante dosi ci parla degli eventi di cui all'articolo 68, 69 e 80, ma ci parla anche delle altre
manifestazioni soggette a legislazione vigente, quindi a relativa autorizzazione da rilasciarsi da parte del SUAP. Questo SUAP che dovrà procedere quindi all'istruttoria, al rilascio dei titoli abilitativi e quindi poi la palla passa in un certo qual modo agli organi di polizia che dovranno effettuare i controlli e garantire che questo evento possa essere svolto in sicurezza, tanto per gli organizzatori, tanto per tutti coloro che prenderanno parte all'evento e non dimentichiamo naturalmente tanto per coloro che naturalmente in quell'area dove l'evento si svolge il più delle volte vi abitano, quindi svolgono la propria vita quotidiana. Allora, il primo punto, naturalmente, se noi abbiamo una violazione, abbiamo due soggetti da individuare, un trasgressore e un obbligato insolito. Se parliamo di trasgressore, parliamo di colui che naturalmente va a violare il precetto legislativo, va a violare una disposizione dell'autorità, va a violare un'eventuale prescrizione imposta sul titolo abilitativo. Quando parliamo di prescrizione, dobbiamo poi distinguere, ma lo faremo in seguito, quando la prescrizione attiene a motivazioni d'ordine e sicurezza pubblica, quindi all'incolumità delle persone, quando invece la violazione attiene essenzialmente ad altre fattispecie. L'obbligato insolito invece ce lo definisce l'articolo 6 della legge 689 dell'81, colui il proprietario della cosa che è servito e destinata a, o, è des, o fu destinata a commettere la violazione. L'esempio pratico, quindi all'interno di un esercizio pubblico del tipo di somministrazione di alimenti e bevande, viene organizzato un karaoke, il gestore, il proprietario del locale affida tutta la parte relativa all'ottenimento del titolo abilitativo e quindi all'esercizio di questa attività di karaoke ad un soggetto. Questo soggetto non si munisce del titolo abilitativo, quindi c'è un controllo, c'è l'accertamento da un punto di vista dell'attività di pubblico spettacolo senza titolo abilitativo. Il trasgressore sarà il soggetto al quale il proprietario ha incaricato l'effettuazione di questa attività. Il proprietario del locale, naturalmente, risulta come obbligato insolito all'interno della verbalizzazione. Allora, uno dei problemi fondamentali è l'individuazione del soggetto responsabile della violazione. Di quale violazione? All'articolo 666 del codice penale, che quindi non sempre è il titolare dell'autorizzazione, ex articolo 86 del testo unico, come abbiamo visto, ma può essere anche il soggetto al quale è stato affidato l'esecuzione di queste attività. E allora, se questo è vero, e naturalmente alla fine questo sarà vero per tutti i casi, se questo è vero, c'è bisogno per andare ad individuare il trasgressore e l'obbligato insolito di una vera e propria indagine di polizia amministrativa. Se parliamo di indagine di polizia amministrativa, che naturalmente può restare nel campo amministrativo, ma potrà anche sfociare poi nel campo penale, per la norma di riferimento è l'articolo 13 della legge 689 dell'81. Articolo 13 della legge 689 dell'81. Che cosa ci dice? Che gli addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro, possono, per l'accertamento delle violazioni di propria competenza, assumere informazioni, procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, effettuare dei rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. E noi sappiamo bene che nell'ambito delle manifestazioni di pubblico spettacolo, per andare a dimostrare che in effetti vi era un'attività di come dire, di ballo, di coinvolgimento del pubblico e quindi quella manifestazione era da assoggettare ad articolo 68, previa agibilità ai sensi dell'80,
C'è bisogno essenzialmente di un video, di un rilievo fotografico dove vengono messe in rilievo il coinvolgimento del pubblico. Se questo è vero, allora fondamentale diviene l'intervento nel momento della consumazione. Ciò naturalmente rende particolarmente importante l'intervento sul posto, nonostante naturalmente ci sia in quel momento c'è bisogno di un intervento, c'è bisogno di una pattuglia, c'è bisogno di un certo numero di uomini che possono intervenire e mettere in sicurezza quell'area. Allora, la mancanza del titolo abilitativo, quindi il primo caso che ci potrà essere è appunto la mancanza del titolo abilitativo. La mancanza di questo titolo abilitativo, qual è il titolo abilitativo? Se parliamo di pubblico spettacolo e trattenimento, parliamo essenzialmente dell'articolo 68, dell'articolo 69, dell'articolo 80 del testo unico. Se parliamo di altre poi la circolare Piantedosi ci dice altre manifestazioni meritevoli a legislazione vigente di autorizzazione comunale, e poi parliamo di riunioni e processioni ex articolo 18 e articolo 25 del testo unico. E allora cosa abbiamo citato poc'anzi? L'articolo 666 del codice penale. L'articolo 666 del codice penale ci dice che chiunque, senza le licenze dell'autorità, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, da spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, ovvero apre sale da balli di audizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a 1549. Continua poi l'articolo 666 dicendo che se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, si applica la sanzione amministrativa da 416 euro a 2.478 euro. In entrambi i casi è sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Quindi abbiamo due tipologie di sanzioni. Una prima sanzione con un importo ridotto da un punto di vista pecuniario da 258 a 1549, qualora sia in atto uno spettacolo senza la relativa licenza. Se questa licenza invece è stata negata, revocata o sospesa, la sanzione passa da 416 a 2478. In entrambi i casi c'è bisogno della cessazione dell'attività svolta in difetto della relativa licenza. L'articolo 666 poi ci dice che se questa attività è svolta in un locale nel quale è stata rilasciata l'autorizzazione o il titolo abilitativo all'esercizio di un'attività diversa, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nelle ipotesi previste dal secondo comma, è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a 7 giorni. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 689 dell'81. Articolo 16 della 689 dell'81 che ci dice che il trasgressore è ammesso a pagare il doppio del minimo, un terzo del massimo, quale dei due più favorevoli ad egli. In questo caso, quindi, abbiamo la sospensione dell'attività del locale per un periodo non superiore a 7 giorni. Se per il locale è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio di un'attività diversa, e nel caso di reiterazione delle violazioni. Ma quando noi abbiamo la reiterazione? Dove troviamo la definizione di reiterazione? La troviamo all'interno dell'articolo 8 bis della legge, sempre 689 dell'81, che ci dice che si ha reiterazione quando nei 5 anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette altra violazione della stessa indole. Naturalmente, quindi, se questo è vero, c'è bisogno all'interno dello sportello unico attività produttive di andare a creare una banca dati di quelle che sono le violazioni che vengono combinate ai vari soggetti, attraverso quindi la raccolta di queste notizie dalle varie organi di polizia che intervengono, perché l'organo di polizia che interviene naturalmente dovrà
poi rapportarsi con l'ufficio SUAP per queste violazioni. E cosa ci dice la Cassazione? La Cassazione penale, con la sentenza 218 del 2013, dice che la contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento prevista all'interno dell'articolo 681, perché non sono state osservate le prescrizioni dell'autorità a tutela dell'incolumità pubblica, è configurabile autoriguardo alla sua diversa finalità rispetto alla contravvenzione che è stata depenalizzata di quell'articolo 666. In buona sostanza, mentre la violazione all'articolo 666 ha soltanto la generica salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, la violazione all'articolo 681, alla contravvenzione dell'articolo 681, concerne essenzialmente l'incolumità pubblica delle persone. Sempre la Cassazione ci dice che ai fini della configurabilità del reato per trattenimento deve intendersi qualsiasi riunione a scopo di divertimento a cui partecipano attivamente gli intervenuti. E quindi la Cassazione con questa sentenza ci ritorna sull'aspetto del trattenimento e quindi sulla partecipazione attiva dei vari soggetti. Ai sensi del secondo comma, la sanzione amministrativa è notevolmente più afflittiva nel caso in cui questa licenza è stata negata, revocata o sospesa, quindi essendosi il colpevole disinteressato del diniego che le è stato dato da parte dell'autorità, quindi perorando questa propria condotta abusiva. Inoltre, in difetto di licenza, la norma sancisce l'obbligo per il giudice di disporre la cessazione dell'attività. E nel caso di reiterazione, la chiusura del locale si dà un massimo di 7 giorni, come abbiamo poc'anzi visto. Sempre la Cassazione, con un'altra sentenza, la 13.541 del 98, ci dice che rispondono della violazione di quell'articolo 666, quindi lo spettacolo e il trattenimento senza titolo abilitativo, senza licenza, soltanto i soggetti che effettivamente curano l'organizzazione dello spettacolo, ossia quello che ci siamo detti poc'anzi, il gestore che ha affidato ad un soggetto l'organizzazione dello spettacolo non può rispondere come trasgressore di quella violazione. Pertanto, continua la Cassazione, l'intestazione del locale e di altre autorizzazioni di polizia ad esso inerenti e la rappresentanza dell'ente gestore sono soltanto degli elementi indiziari e presunti, la cui valenza deve essere verificata in concreto circa l'effettiva gestione dell'attività. In buona sostanza, il ricorrente, nel caso specifico, al ricorrente no, non era stata ricollegata la violazione ad un suo comportamento attivo, ma alla circostanza che la ricorrente rivestiva la qualifica di socia all'interno del circolo privato dove erano stati svolti i trattenimenti musicali. Quindi il rilievo e sottolineo l'importanza dell'indagine di polizia amministrativa da cui deve venire fuori la responsabilità, il comportamento attivo del soggetto che è stato individuato quale responsabile di quella violazione. Allora, ricapitolando, nel caso in cui ci troviamo di fronte ad un esercizio senza titolo abilitativo, senza la licenza ex articolo 68,1 del testo unico, la violazione in rapporto all'articolo 666,1 del codice penale, con sanzione pecuniaria da 258 euro a 1.549. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta e pertanto l'organo di polizia deve notiziare il responsabile dello sportello unico attività produttive per determinare l'entità della sanzione. Nel momento in cui la licenza è stata revocata o sospesa, la violazione all'articolo 68,2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sanzionato sempre dal 666,2, in questo caso con una sanzione da 413 euro a 2.478 euro. Anche in questo caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta, rapporto all'autorità competente che è il responsabile dello sportello unico per andare ad individuare l'importo della sanzione.
Naturalmente, non essendo ammesso il pagamento in misura ridotta, il verbale di accertamento della violazione dovrà essere trasmesso al responsabile dello sportello unico, il quale, ai sensi dell'articolo 18, della legge 689 dell'81, dovrà fare che cosa? Determinare la sanzione tra l'importo minimo e l'importo massimo. L'articolo 18 della 689 dell'81, che titola ordinanza e ingiunzione, ci dice che l'autorità, innanzitutto, che entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, l'interessato potrà far pervenire all'autorità competente degli scritti difensivi a norma dell'articolo 17, e inoltre potrà allegare della documentazione volta a chiedere a questa autorità l'archiviazione di quel verbale. L'autorità competente, in questo caso il responsabile SUAP, dovrà, sentiti gli interessati o ve ne abbiano fatta richiesta, e questa è qualcosa di particolarmente interessante, quindi il responsabile SUAP deve stare attento, perché nel momento in cui c'è la richiesta di essere sentito e non si viene sentiti, costituisce naturalmente motivo poi di un eventuale ricorso. Esaminati i documenti e gli argomenti che sono esposti all'interno degli scritti difensivi, qualora quindi il responsabile SUAP, sentito anche l'organo preposto che ha effettuato il controllo, ritenga che l'accertamento sia fondato, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, ne ingiunge il pagamento unitamente alle spese, all'autore della violazione e alle persone, che sono obbligate solidalmente con tale soggetto. Abbiamo detto dell'articolo 666, abbiamo poi accennato all'articolo 681. Cosa ci dice l'articolo 681? Che è quello un pochettino delle prescrizioni. Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza aver osservato le prescrizioni dell'autorizzazione a tutela dell'incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda non inferiore ad euro 103. E allora, se questo è vero, dobbiamo stare attenti e dobbiamo verificare quali sono le prescrizioni che attengono all'incolumità pubblica. Beh, certamente la capacità di affollamento, certamente la presenza degli operatori appositamente formati, la presenza del servizio antincendio, la presenza dei varchi, delle vie di esodo, sono sicuramente delle prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica. Bene faremmo se all'interno del titolo abilitativo facciamo una differenziazione tra quelle che sono le prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica e quelle che sono prescrizioni di carattere generale. Ci dice poi la norma che la disposizione in oggetto è tesa ad assicurare che cosa? L'integrale osservanza dell'articolo 80 del testo unico, non soltanto sotto il profilo di rilascio della licenza, ma soprattutto sotto il puntuale adempimento di tutte quelle che sono le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza, sulla base di quelle che sono state le indicazioni eventualmente della commissione comunale di vigilanza, dovrà indicare all'interno del titolo abilitativo. Soggetti attivi del reato, naturalmente, sono tutti coloro che a qualsiasi titolo aprono questi luoghi di pubblico spettacolo senza rispettare le prescrizioni dell'autorità. Naturalmente abbiamo detto che il progettista è responsabile della progettazione di quell'evento, ma l'organizzatore è responsabile invece di che cosa? È responsabile della messa in campo di tutta la macchina, di tutte quelle che sono le prescrizioni di pubblica sicurezza. Questo è un reato istantaneo e dunque può configurarsi anche nei confronti di chi va a trasgredire una sola volta la norma. Esso non viene assorbito dal reato di quell'articolo 666, lo abbiamo visto prima, qualora ricorrono degli elementi oggettivi di entrambi, in quanto diverso è l'oggetto
specifico di questi due reati. La Cassazione penale, in buona sostanza, con la sentenza del 25 febbraio del 1997, ha precisato che per la sussistenza del reato di quell'articolo 681 del codice penale è indispensabile che le prescrizioni che sono state imposte dalla Commissione di Vigilanza nell'ambito del proprio parere siano recepite in un'ordinanza del sindaco che ne dispone l'osservanza. Naturalmente questo avalla che cosa? Il principio secondo cui il parere della commissione di vigilanza e il parere del tecnico di parte resta parere e come tale deve poi essere riportato all'interno di un atto definitivo, di un atto dirigenziale. Sempre la Cassazione con la sentenza 27.633 del 24 giugno del 2013 ci dice che la contravvenzione di apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo di quell'articolo 681 a carico di chi protenga questo luogo senza aver osservato le prescrizioni dell'autorità in materia di incolumità pubblica è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesto o comunque non rilasciata di validità, la licenza nella quale queste prescrizioni dovevano essere contenute. Sempre la Cassazione nel 2005 ci dice che sussiste in caso di inosservanza della disposizione di cui all'articolo 80 del testo unico la violazione all'articolo 681. In questa fattispecie il sindaco aveva autorizzato l'apertura al pubblico di un palazzetto dello sport per la disputa di un incontro di basket senza la verifica della solidità e la sicurezza dell'impianto da parte della commissione di vigilanza, in violazione quindi al disposto dell'articolo 80 del testo unico. E quindi la violazione all'articolo 80 del testo unico la troviamo con una sanzione ai sensi dell'articolo 600, è sanzionata con l'articolo 681, con l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda non inferiore ad euro 103. Naturalmente trattasi di sanzione di violazione di natura penale, come tale assoggettata a tutta quella che è la procedura da un punto di vista penale, quindi verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi, 354 CPP, relativa comunicazione di reato. Naturalmente il DPR 616 del 77 all'articolo 19 quando parla di polizia amministrativa ci dice che sono attribuite ai comuni il rilascio della licenza di cui all'articolo 68, all'articolo 69 e all'articolo 80, quindi entrano nella sfera di competenza dell'ente comune, non nella sfera di competenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e come tale rilasciate dal funzionario preposto al SUOP. Ma ci dice poi che questi provvedimenti, il 5, il 6 e il 9 tra gli altri, sono adottati previa comunicazione all'autorità provinciale di pubblica sicurezza, il prefetto, e dovranno essere sospesi, annullati e revocati per motivata richiesta dello stesso. Quindi in caso di violazione potranno essere sospesi dal prefetto. Ricordiamoci poi, noi abbiamo parlato di prescrizioni, ma qual è la norma che ci permette di inserire all'interno dei titoli abilitativi ai sensi del testo unico le prescrizioni? L'articolo 9 ci dice che chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli per il pubblico interesse. L'articolo 10 ci dice che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento per abuso da parte della persona autorizzata. Quindi l'articolo 10 è quell'articolo che ci permette che in caso di abuso, quindi in caso di violazione di una prescrizione, vi è abuso da parte della persona autorizzata alla sospensione della licenza. E allora abbiamo parlato di due tipi di prescrizioni, il titolare dell'autorizzazione che non osserva le prescrizioni emesse nel titolo abilitativo a tutela dell'incolumità pubblica, quindi questa autorità che inserisce all'interno del titolo abilitativo inserito dal funzionario preposto, dalle ordinanze emesse in conformità alle leggi dei prefetti, dei questori, degli ufficiali distaccati,
in materia di sicurezza o dai sindaci. La norma violata è l'articolo 9, la sanzione la troviamo nel 681 del codice penale, l'arresto fino a 6 mesi, l'ammenda non inferiore ad euro 106. Non è ammessa l'oblazione, non sussiste una sanzione accessoria, ma sussiste la sanzione interdittiva di revoca o sospensione della licenza, di cui all'articolo 10 l'autorità competente è il tribunale ordinario. Ma noi abbiamo parlato di prescrizioni riferite all'incolumità pubblica, quel bene giuridico individuato nella vita, nell'incolumità fisica delle persone, la safety che noi abbiamo più volte ribadute. E quali possono essere queste prescrizioni? Capacità di affollamento, capacità di deflusso, staticità delle strutture, sicurezza degli impianti elettrici, rispetto del piano di safety, di quella che è l'incolumità delle persone. Se invece all'interno del titolo abilitativo vengono inserite delle prescrizioni non a tutela dell'incolumità pubblica, ma comunque nell'interesse generale previsto dall'articolo 9, la violazione non la troviamo più. La norma violata è l'articolo 9, ma la sanzione non la troviamo all'interno dell'articolo 681, ma la troviamo all'interno dell'articolo 17,1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con l'arresto fino a 3 mesi, l'ammenda o ammenda fino ad euro 206. Anche in questo caso è ammessa l'oblazione dall'articolo 162 bis del codice penale, sanzione accessoria, revoca o sospensione del titolo abilitativo. Autorità competente, tribunale ordinario. Ma qual è l'interesse pubblico? Naturalmente l'interesse pubblico è l'interesse della collettività, degli individui, della comunità all'interno della quale si svolge questa manifestazione. Allora, all'interno del titolo abilitativo potremmo andare ad inserire delle prescrizioni che attengono all'interesse generale di avere una pulizia dell'aria dopo la manifestazione, all'interesse generale di un'apertura immediata al traffico delle strade al termine della manifestazione. Quindi prescrizioni che attengono all'interesse generale e non all'incolumità pubblica, sanzionate non dall'articolo 681, ma dall'articolo 17 bis 17 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Cosa ci dice l'articolo 17, appunto? Che salvo quanto previsto dall'articolo 17 bis, le violazioni al testo unico per le quali non è stabilita una pena o una sanzione amministrativa, ovvero non provvede il codice penale in questo caso, sono punite con l'arresto fino a 3 mesi e o con l'ammenda fino ad euro 206. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dal 17 bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse in conformità alle leggi da prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o dai sindaci. Per quanto riguarda l'articolo 17 bis al comma 1, vi sono una serie di articoli del testo unico, tra cui l'articolo 86, che vengono depenalizzati prevedendo il pagamento di una somma da 516 euro a 3.098 euro. Nel comma 2 si prevede invece che la stessa sanzione si applica per la violazione alle prescrizioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 9. Nel primo comma dell'articolo 17 bis non è riportato né l'articolo 68 né l'articolo 69. Questi articoli sono stati depenalizzati dal 507 del 99, e questa è la motivazione per cui la violazione alle prescrizioni costituisce violazione di natura penale. Superato l'aspetto relativo al titolo abilitativo, quindi articolo 68, articolo 69, agibilità ai sensi dell'articolo 80, sappiamo che per effettuare una manifestazione c'è bisogno che l'organizzatore almeno 3 giorni prima ne dia avviso al questore. Ai sensi dell'articolo 18, i promotori di una riunione in luogo pubblico aperto al pubblico devono darne avviso al questore almeno 3 giorni prima. I contravventori a questa disposizione sono sanzionati con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da 103 a 413 euro. I contravventori al divieto e alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda da 206 a 413 euro. Queste disposizioni non si applicano alle riunioni elettorali. Sappiamo che questo articolo è stato attenzionato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 27 del 58, che in virtù dei principi costituzionali dell'articolo 18
lo ha dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede la comunicazione anche per il luogo aperto al pubblico. Quindi la comunicazione, articolo 18, sussiste soltanto per il luogo pubblico, la piazza, la strada, la villa comunale. Quando la riunione viene fatta nella biblioteca, nell'aula consiliare, in un cinema, in un luogo aperto al pubblico, non sussiste l'obbligo di cui all'articolo 18. Quindi, se abbiamo una riunione dove non c'è stata la comunicazione 3 giorni prima, violazione articolo 18, comma 1 in relazione al comma 3, arresto fino a 6 mesi, ammenda da 103 a 413 euro. Se invece la riunione è stata effettuata nonostante il divieto del questore, non osservando le relative prescrizioni, la violazione all'articolo 18, comma 4 e comma 5, con sanzione con arresto fino ad un anno e ammenda da 206 a 413 euro. Parliamo di sanzioni di natura giudiziaria, quindi il soggetto competente a ricevere la comunicazione di reato è la Procura della Repubblica presso il Tribunale. Oltre all'articolo 18, sussiste anche l'articolo 25, che dice che chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose al di fuori dei luoghi di culto deve darne avviso al questore almeno 3 giorni prima. La contravvenzione è punita con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda fino ad euro 51. Anche questo articolo è stato attenzionato dalla Corte Costituzionale, che lo ha dichiarato illegittimo nella parte in cui prevede l'obbligo del preavviso per le funzioni in luogo aperto al pubblico. Quindi, anche in questo caso, sulla stessa falsariga dell'altra sentenza, la Corte Costituzionale dice che questa comunicazione è fatta soltanto per le cerimonie effettuate sul luogo pubblico. Quindi, violazione all'articolo 25, comma 1 e comma 2, atti alla Procura della Repubblica, arresto fino a 3 mesi, ammenda fino ad euro 51. Nell'ambito del regolamento di esecuzione al testo unico, poi noi andiamo a trovare che cosa? L'articolo 19, che ci parla di quello che deve contenere questo avviso. L'articolo 20, che ci dice che per l'occupazione temporanea del luogo pubblico aperto al pubblico da parte dell'autorità competente o di chi dispone o a chi questo locale è destinato alla riunione deve darne avviso scritto, può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione dell'area. L'articolo 22 ci dice che l'autorità di pubblica sicurezza assiste a queste riunioni attraverso i propri funzionari, quindi parliamo dell'ordinanza d'ordine e sicurezza pubblica. L'ufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio cosa fa? Ai sensi dell'articolo 23 va a impartire le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza armata presenti sul posto, chiarendo quali sono gli obiettivi che devono essere conseguiti. Per quanto riguarda l'articolo 25, ci dice che qualora non sia possibile disporre della tromba per le formalità di quell'articolo 23, lo scioglimento della riunione è ordinato con preintimazione a voce alta. Quindi lo scioglimento della manifestazione è un compito che attiene al soggetto incaricato dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno dell'ordinanza del questore e non attiene sicuramente all'organo di polizia locale. Ci dice l'articolo 26 che nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri preposto a quel servizio ne abbia dato l'ordine. Eseguito lo scioglimento della riunione, l'ufficiale o il sottufficiale preposto redige un verbale delle varie fasi della riunione, dei reati eventualmente che sono stati commessi, e questo verbale viene inoltrato all'autorità giudiziaria per il prosieguo della relativa attività. Nell'ambito della manifestazione troviamo delle attività soggettate a prevenzione incendi. Sappiamo che il DPR 151 del 2011 va a catalogare queste attività a seconda del rischio in A, B e C, A e B, attività soggette a SCIA, C, attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi. Per quanto riguarda i locali di pubblico spettacolo, ci dice la voce 65, locali di spettacolo e trattenimento in genere, di tipologia B,
fino a 200 persone, di tipologia C, quindi soggette al certificato di prevenzione incendi, oltre le 200 persone. Naturalmente all'interno della tabella 65 ci dice che sono escluse le manifestazioni temporanee di qualsiasi genere che si affettano in luoghi, in locali o luoghi aperti al pubblico. Se questo è vero, ricordiamo che il DM del 19 agosto del 96, il titolo 9, quando ci parla di luoghi e spazi all'aperto, ci dice che comunque nei luoghi e spazi all'aperto bisogna osservare che cosa? L'idoneità statica delle strutture, la dichiarazione a regola d'arte degli impianti elettrici, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento di idonei mezzi antincendio. Il DPR 151 all'articolo 20 prevede le sanzioni, dove ci dice che l'omessa richiesta del certificato di prevenzione incendio e rinnovo è soggetta ad arresto fino ad un anno o ammenda da 258 a 2582. Qualora vengano attestati fatti non rispondenti al vero, la reclusione va da 3 mesi a 3 anni con una multa da 103 a 516 euro. Il comma 3 dell'articolo 20 prevede poi la sospensione dell'attività ad opera del prefetto. Se questo è vero, naturalmente il prefetto dovrà essere notiziato di questa attività che è stata riscontrata. Alla prevenzione incendio segue poi un'altra tematica importante, quella dell'inquinamento acustico. L'inquinamento acustico, parliamo di che cosa? Parliamo di articolo 659, il disturbo all'occupazione e al riposo delle persone attraverso strumenti musicali e sonori, attraverso schiamazzi, attraverso rumori, attraverso strepiti di animali, e si applica inoltre in questo caso l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino ad euro 309 nel caso in cui al secondo comma troviamo una professione o un mestiere rumoroso, l'ammenda va da 103 euro a 516 euro. Per l'articolo 659 è un reato del codice penale, un reato di tipo contravvenzionale, la tutela e la tranquillità delle persone, bisogna superare la soglia di normale tollerabilità, abbiamo quindi due ipotesi distinte, da un lato il riposo delle persone, dall'altro l'esercizio di mestieri rumorosi. Affinché il 659 sia accertato, questo è possibile accertarlo con una serie di testimonianze, con una serie di persone sentite a sommarie informazioni testimoniali, attraverso una relazione della pattuglia che nell'arrivare sul luogo dell'attività verifica che effettivamente dall'esterno si sente quel rumore. Quindi c'è una lesione ad un diritto costituzionale, il diritto alla salute, l'articolo 32, che va a comprimere il diritto della libertà economica sancito all'interno dell'articolo 41 della nostra carta costituzionale. Ricordiamo che la norma di riferimento è la legge 447 del 95, dove all'articolo 8 ci dice che il titolare di un progetto o di un'opera deve predisporre una relazione di impatto acustico per le discoteche, per i circoli privati, gli esercizi pubblici dove sono installati macchinari e impianti rumorosi, dove abbiamo degli impianti sportivi e ricreativi. Ricordiamo poi che il DPR 227 del 19 ottobre del 2011 ci dice che qualora venga attivata l'attività di ristorante, di pizzeria, di trattoria, bar, mensa, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari con impianti di diffusione sonora, c'è bisogno di produrre all'ufficio SUAP l'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico a senza appunti dell'articolo 8,2 della legge 447 del 95. Quindi c'è bisogno di una richiesta da parte dell'organizzatore degli eventi di un'ordinanza di deroga dei limiti al piano di zonizzazione acustica, e naturalmente qualora questo piano non sia stato adottato, i limiti sono quelli sanciti all'interno del DPCM 14 novembre 97, perché alla domanda ma ci potrà mai essere musica all'esterno nel rispetto dei limiti, tecnicamente è possibile, ma solo da un punto di vista teorico, qualora c'è musica all'esterno, questa musica inevitabilmente va
a ledere, a superare i limiti previsti dal piano o dal DPCM del 97. Quindi come fare per arginare la movida notturna? L'articolo 8 della 447 del 95 ci dice che è possibile andare ad effettuare attraverso questo piano di impatto acustico, verificare quanto rumore si vada a sforare, e naturalmente l'articolo 9 ci parla delle ordinanze contingibili ed urgenti che sono adottate per la salute pubblica dal sindaco quale autorità sanitaria locale con provvedimento motivato, possono fare ricorso temporaneo a forme speciali di contenimento e di abbattimento delle emissioni sonore per andare ad inibire in maniera parziale o totale determinate attività. Se parliamo di ordinanze contingibili ed urgenti, parliamo di che cosa? Di ordinanze che vanno ad affrontare un evento imprevedibile, ordinanze che vanno ad affrontare delle prescrizioni, delle questioni che non sono sancite, chiarite all'interno del nostro ordinamento generale. Parliamo di ordinanze che debbono avere una durata limitata nel tempo. La sanzione la troviamo nell'articolo 10, dove si dice che costituisce violazione all'articolo 650 e sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 20.000. Per quanto riguarda le violazioni alle disposizioni di un'eventuale ordinanza o regolamento comunale che vada a disciplinare la materia dei rumori molesti, naturalmente questo costituisce violazione, abuso del titolo abilitativo, dove l'articolo 10 del testo unico prevede che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento per abuso da parte della persona che è stata autorizzata. Il DPR 227, come abbiamo visto, prevede la disciplina per quanto riguarda la presentazione dei documenti delle attività, e soprattutto prevede che laddove non ci sia un regolamento, un piano di zonizzazione comunale, vanno rispettati i limiti di cui al DPCM del 14 novembre del 1997. Nel 2017 abbiamo avuto due decreti, il decreto legislativo 41 del 2017 che ha puntato l'attenzione sulle macchine rumorose, dove ci dice che queste macchine devono essere certificate, quindi la strumentazione dovrà essere munita di adeguata certificazione. Il decreto legislativo 42, poi del 17 febbraio del 2017, cosa fa? Oltre a prevedere la figura professionale di un tecnico in materia di acustica, su segnalazione della Comunità Europea, prevede poi una forma specifica, una disciplina specifica per le attività di rumori ambientali per quanto riguarda le pale eoliche, le aviosuperfici, le attività sportive, le piste motoristiche, ma soprattutto va a modificare quelle che sono le sanzioni amministrative attraverso l'inasprimento che, come abbiamo visto, la violazione all'ordinanza 650 codice penale e sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro. Ci dice poi che chiunque nell'esercizio, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora supera i limiti, quindi abbiamo lo sforamento dei limiti attraverso la misurazione che può essere fatta dall'ARPA, la sanzione amministrativa va da euro 1.000 a euro 10.000. Prevede poi che la violazione ai regolamenti comunali, san la sanzione va da euro 500 a euro 20.000, e prevede che il 70% delle somme derivanti dalla sanzione vengano ristorate all'interno dei comuni per fare che cosa? Per andare a finanziare dei piani di risanamento previsti dall'articolo 7 della 447 del 95. E allora, naturalmente, se abbiamo all'interno delle strutture, dato che il pubblico spettacolo lo possiamo trovare anche all'interno dell'esercizio pubblico, dobbiamo verificare
che questo soggetto abbia adempiuto al pagamento del canone RAI speciale all'interno della struttura. La normativa di riferimento prevede il pagamento di un canone RAI non normale come avviene per le abitazioni, dove ad esempio per il 2019 abbiamo una tabella precisa, il canone RAI della TV va da euro il semestrale, il canone annuale di 6.798,40 euro, quindi un importo abbastanza cospicuo. La mancata attivazione del canone RAI, la sanzione da applicare, la sanzione amministrativa da 103,29 a 516,45. Naturalmente, all'interno delle attività noi possiamo avere degli artisti di strada, sono soggetti ad autorizzazione. Ricordiamo che l'articolo 121 del testo unico prevedeva la registrazione di questi artisti di strada, articolo 121 che è stato abrogato e che il Ministero è stato abrogato dal DPR 311 del 2001, per cui è rimasto in vigore soltanto il comma 3, che vede appunto il mestiere di ciarlatano, cioè come colui che cerca di approfittare della buona fede delle persone per ottenere denaro o altri vantaggi rispetto alla propria persona. Il punto di domanda: ma queste attività rientrano all'interno delle attività degli esercizi degli spettacoli viaggianti e quindi abbisognano del codice identificativo da attribuire? Il DM del 28 febbraio del 2005 va a istituire una sezione spettacolo di strada. L'istituzione di questa sezione spettacolo di strada fa sembrare quasi che ci sia bisogno di una licenza ai sensi dell'articolo 69 del testo unico, ma il Ministero interviene su questo aspetto, appunto della necessità della licenza ex articolo 69 del testo unico, andando a definire con la circolare del 6 febbraio del 2008 che non si tratta di attività dello spettacolo viaggiante, ma si tratta di attività appunto di artisti di strada e come tali devono essere fatti rientrare all'interno della competenza delle amministrazioni comunali che con i propri regolamenti di polizia urbana o altro tipo di regolamentazione dovranno andare a regolamentare lo svolgimento di questa attività. Quindi il ruolo fondamentale attribuito alle autorità locali per andare a disciplinare queste attività di pubblico spettacolo, come in questo caso, dove vediamo questi artisti che si esibiscono all'interno di una piazza, verificando le condizioni di sicurezza, ad esempio, di questi altri artisti, o in questo caso, dove da un lato troviamo la solita statua immobile senza nessun problema di sicurezza, dall'altro troviamo invece questa esibizione che naturalmente per la quale naturalmente va affrontato il problema della sicurezza. Alcune regioni, Regione Piemonte e Regione Puglia, hanno legiferato in materia con delle norme che però in buona sostanza cercano di aprire a questi soggetti, all'attività che questi soggetti svolgono sull'aria. E allora svolgono sull'area pubblica, allora parliamo di occupazione di suolo pubblico. Se parliamo di occupazione di suolo pubblico, naturalmente parliamo di un'autorizzazione che dovrà essere acquisita nell'ambito presso l'ente locale, nell'ambito di questa regola, nell'ambito appunto del potere regolamentare del comune. Nell'ambito del potere regolamentare del comune noi quindi abbiamo delle occupazioni soggette a concessione se sono permanenti, delle occupazioni soggette ad autorizzazione se sono temporanee. Questo suolo pubblico noi abbiamo. Quindi comporta un utilizzo temporaneo del suolo, viene rilasciata l'autorizzazione, dà quindi una durata limitata rispetto alla concessione dove abbiamo un'occupazione per un periodo molto più lungo. Il comune va a regolamentare l'occupazione attraverso i regolamenti comunali che disciplinano il rilascio tanto dell'autorizzazione, tanto della concessione, autorizzazione che viene rilasciata per gli esercizi pubblici, ma soprattutto per gli organizzatori di pubblico spettacolo. E allora, qual è la norma che prevede il potere regolamentare? Beh, sicuramente l'articolo 7 del TUEL, il testo unico degli enti locali, dove prevede che il comune ha la possibilità di adottare regolamenti
nelle materie di propria competenza. E la sanzione a questi regolamenti la troviamo nell'articolo 7 bis, dove ci dice che è possibile applicare una sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro rispetto alle violazioni ad ordinanze e regolamenti comunali. Ma in questo caso si applica il principio dell'articolo 16 della 689 dell'81, dove si dice che il doppio del minimo, un terzo del massimo, l'importo da far pagare, quale dei due è più favorevole al trasgressore, ma soprattutto il comma 2 dell'articolo 16 prevede poi che la giunta per la violazione a regolamenti e ordinanze possa stabilire nell'ambito del limite massimo e del limite minimo un importo diverso dal pagamento in misura ridotta, quindi un importo fisso tra 25 e 500, 400 euro per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, ma è solo quella la norma da applicare. Ricordiamo però che c'è anche l'articolo 20 del codice della strada, articolo 20 che vieta all'interno del centro abitato l'occupazione, ad esempio, di marciapiedi. Qualora non venga lasciata un'area larga meno di 2 metri, questa occupazione deve avvenire in adiacenza ai fabbricati. Le occupazioni non possono ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, nelle zone di rilevanza storico-ambientale. Ovvero qualora sussistano delle particolari condizioni della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita un'adeguata circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria. E chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, l'articolo 20 prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695. Naturalmente il comma 5 dell'articolo 20 prevede poi il ripristino dello stato dei luoghi, quindi le sanzioni accessorie del ripristino dello stato dei luoghi. Qui siamo però nel codice della strada. Nel codice della strada non si applica l'articolo 16 della legge 689 dell'81, ma si applica una norma speciale per cui va applicato come pagamento in misura ridotta direttamente il minimo e sappiamo che entro 5 giorni c'è lo sconto del 30%. Ma è solo questa la normativa da applicare? No, attenzione, la legge 94 del 2009 all'articolo 3 ci dice che nei casi di occupazione abusiva di suolo pubblico prevista dall'articolo 633 del codice penale, che anche vedremo, il sindaco per le strade urbane può ordinare l'immediato ripristino dei luoghi a spese degli occupanti, qualora si tratti di attività commerciali, la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento dell'ordine di rimozione dell'occupazione comunque per un periodo non inferiore a 5 giorni. L'articolo 94 al comma 17, la legge 94, articolo 3, al comma 17 ci dice che l'esercente che ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia, al decoro degli spazi pubblici antistante il proprio esercizio, si applica comunque la sanzione di quell'articolo 16, quindi anche quando questo esercente non vada a pulire la propria attività. E il comma 18 ci dice che se si tratta di occupazione ai fini di commercio, il relativo verbale di accertamento è trasmesso a cura dell'ufficio accertatore alla Guardia di Finanza competente per territorio. Perché sappiamo che la Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, l'ultimo comma del DPR 600 del 1973, riceve queste segnalazioni ed effettua i relativi accertamenti. Abbiamo parlato anche dell'articolo 633, quindi per l'occupazione del suolo pubblico, regolamento comunale, articolo 20 codice della strada, 633 codice penale. Cosa ci dice? Che chiunque invade arbitrariamente terreni ed edifici altrui, pubblici e privati, è soggetto alla reclusione fino a 2 anni e la multa da 103 a 1032 euro. È possibile, naturalmente, il 639 bis ci dice che si procede d'ufficio qualora si tratta
di edifici pubblici, di beni pubblici, quindi l'occupazione di una piazza si procede d'ufficio. Sappiamo, abbiamo visto la trasmissione degli atti alla Guardia di Finanza, ma ricordiamo che la normativa sul federalismo fiscale prevede le segnalazioni qualificate. Cosa sono queste segnalazioni qualificate e in quali ambiti vanno applicate? Naturalmente beni che indicano capacità contributiva. Giannetta, che ha due Mercedes, la villa a mare e lo yacht, anch'esso a mare, segnalazione in materia di commercio e professioni, proprietà edilizie e patrimoni immobiliari, residenze fiscali all'estero, segnalazioni urbanistiche e territori. In questi ambiti la circolare, la 24.114 del 2012, ci dice che noi dobbiamo fare le segnalazioni alla Guardia di Finanza se un'attività è svolta senza partita IVA o diversa da quella svolta quindi all'Agenzia delle Entrate, piuttosto che la fissione pubblicitaria abusiva, Guardia di Finanza, piuttosto che le segnalazioni per le onlus, le associazioni senza scopo di lucro, Agenzia delle Entrate, mentre per quanto riguarda i circoli privati, Guardia di Finanza. Come facciamo queste segnalazioni? Attraverso il sistema SIATEL 2.0, scaricandolo dal sito dell'Agenzia delle Entrate e quindi chiedendo le credenziali per poter attivare questa segnalazione telematica. E spesso cosa succede? Soprattutto per i controlli che devono fare gli uffici SUAP, non soltanto l'organo di polizia sul campo. E naturalmente troviamo delle dichiarazioni false. Sappiamo che l'articolo 21 della 241 del 90 ci dice che non è ammessa la conformazione dell'attività qualora ci siano delle dichiarazioni false, e questo principio si applica anche alla SCIA. Quindi se c'è un falso all'interno di una SCIA non può applicarsi l'articolo 19 che prevede la conformazione delle attività. Sappiamo che l'articolo 19,6 prevede che chiunque effettui delle dichiarazioni false è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Sappiamo poi, se parliamo di dichiarazione, parliamo di DPR 445 del 2000, ci dice che all'articolo 75 vengono persi, decade dai benefici qualora ci sia stata una dichiarazione falsa, e l'articolo 76 ci dice che chiunque, naturalmente in questo caso, chiunque rilascia delle dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Ma qual è la normativa di riferimento? Sappiamo che se parliamo di un pubblico ufficiale, chi è il pubblico ufficiale? È colui che ha una funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa, quindi è colui che ha un potere autoritativo e certificativo, che si differenzia dall'incaricato di pubblico servizio appunto per la mancanza di questo potere autoritativo e certificativo, come sancito dall'articolo 358 del codice penale. La falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico è punita con la reclusione fino a 2 anni. La falsa attestazione delle o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali o altrui è punita con la reclusione da 1 a 6 anni dall'articolo 495. L'uso di atto falso è punito dall'articolo 489 del codice penale con le pene previste negli articoli precedenti ridotte di un terzo. Naturalmente la presenza di dichiarazione mendace o di falsa attestazione è reato di natura immediata. Ci dice la Cassazione però che ai fini della configurabilità del delitto di falso in atto pubblico, mediante autocertificazione, la giurisprudenza ritiene sufficiente la sussistenza del dolo generico. Quindi tutte le volte in cui la falsità risulti semplicemente dovuta a leggerezza o negligenza, non essendo prevista nel nostro sistema la figura del falso documentale colposo, viene esclusa la sussistenza dell'elemento soggettivo. Se questo è vero, c'è necessità anche in questo caso di effettuare una vera e propria attività di indagine per dimostrare l'utilità che Giannetta ha avuto da quella dichiarazione falsa e quindi lo svolgimento dell'attività della manifestazione. Allora, per quanto riguarda i carri allegorici che già abbiamo trattato nella volta scorsa, ho inserito queste slide giusto per fare un passaggio e per dire che cosa? Che nel momento in cui il carro allegorico non rispetta, non cammina su strada aperta al traffico, quindi aperta alle condizioni del codice della strada,
deve essere un veicolo e come tale soggetto ad assicurazione, come tale deve rispettare le capacità di incontro, il limite della massa. Quindi solo quando la strada è chiusa al traffico potrà essere utilizzato questo veicolo, questo carro che non costituisce veicolo, quindi non viola l'articolo 62, l'articolo 10 del codice della strada, piuttosto che la norma sull'assicurazione dei veicoli. Allora, se questo è vero, c'è necessità che il circuito dei carri ci sia un circuito chiuso per arrivare a che cosa? Casi particolari e possibili soluzioni. Beh, scusatemi, se ci troviamo all'interno di questo parco dove c'è stata l'organizzazione di questa attività, sicuramente se non c'è stata la comunicazione almeno 3 giorni prima al questore, c'è la violazione all'articolo 80 e la violazione all'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In questo caso abbiamo la violazione all'articolo 25, nel momento in cui non c'è stata la comunicazione almeno 3 giorni prima all'autorità di pubblica sicurezza perché è in atto una processione religiosa sull'area pubblica, in particolare sulla strada. Potremmo poi ipotizzare un blocco della circolazione stradale se non è stato disciplinato con un'ordinanza di regolamentazione del traffico, piuttosto che l'effettuazione di questo spettacolo all'interno di questa struttura. Quindi dovremmo verificare il posizionamento della struttura, il titolo abilitativo al posizionamento, l'articolo 68, l'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, piuttosto che in questo caso la normativa sull'attività di somministrazione di alimenti e bevande. E la presenza di sospensione della circolazione stradale, quindi della creazione di un'area pedonale dove andare a posizionare queste attività. In questo caso, invece, abbiamo l'esercizio pubblico che fa attività di spettacolo, che crea un pubblico spettacolo. In questo caso, quindi, va verificato anche se il soggetto ha occupato abusivamente l'area pubblica e quindi l'applicazione, ai sensi della legge 94 del 2009, della sospensione dell'attività. In questo caso abbiamo un'attività per la quale sono stati rilasciati relativi titoli abilitativi e tutto rispettato. Abbiamo anche la presenza dell'ambulanza di soccorso sanitario. Qui invece abbiamo che cosa? Una capacità di affollamento superata. Quando abbiamo una capacità di affollamento superata, una prescrizione per l'incolumità delle persone al titolo abilitativo sanzionato ai sensi dell'articolo 681 del codice penale. In quest'altro caso abbiamo invece un'attività di pubblico spettacolo che viene svolta all'interno di un centro commerciale. Il piano di sicurezza del centro commerciale è sufficiente a far svolgere questa attività? No, perché il piano di sicurezza attiene ad aspetti e incolumità delle persone che sicuramente nulla hanno a che fare con l'effettuazione di questo spettacolo. Nell'ambito delle manifestazioni dinamiche, quindi corse di biciclette, le condizioni di sicurezza sono particolarmente stringenti, soprattutto in questo caso un veicolo che arriva fa una strage, come in quest'altro caso dove noi abbiamo delle aree appositamente allestite per lo stazionamento del pubblico, quindi agibilità ai sensi dell'80 e ai sensi dell'articolo 68. In questo In quest'altro caso invece abbiamo competizioni motoristiche, quindi l'agibilità del percorso, l'agibilità ai sensi dell'articolo 80, il rilascio della licenza ai sensi dell'articolo 68. Potrà circolare questo veicolo se non è coperto da assicurazione? Sì, con un po' come i carri allegorici, a condizione che il percorso sia interdetto alla circolazione stradale. Cosa diversa invece l'esposizione di veicoli, quindi l'occupazione semplicemente del suolo pubblico in un'area già interdetta al traffico. In quest'altro caso, gara podistica all'interno della città, chiusura e monitoraggio e sorveglianza delle varie vie d'uscita. L'accensione del falò, la violazione e l'accensione quindi di fuochi d'artificio, la violazione all'articolo 57 del testo unico, sanzionato ai sensi dell'articolo 703 del codice penale con una sanzione con l'ammenda fino ad euro 103, atti da trasmettere alla Procura della Repubblica in quanto siamo in presenza di una violazione di natura penale.
Per quanto riguarda invece l'accensione delle luminarie, la violazione all'articolo 110 del regolamento di esecuzione che prevede la comunicazione al comune corredata delle certificazioni di sicurezza, la violazione la troviamo nell'articolo 201, 221 bis del codice del testo unico con l'arresto fino a 2 mesi e l'ammenda fino ad euro 103. Ma quali sono gli atti da redigere? Verbale di ispezione dello stato dei luoghi, acquisizione degli atti presso l'ufficio SUAP, SIT, sommarie informazioni testimoniali, ordinanza di sospensione dell'attività, verbalizzazione, trasmissione degli atti all'autorità competente. In materia penale, accertamenti urgenti dello stato dei luoghi, 354 codice penale, acquisizione degli atti presso l'ufficio SUAP, ordinanza di sospensione, sommarie informazioni testimoniali, elezioni di domicilio e nomine del difensore, sequestro delle strutture, comunicazione di reato. Comunicazione di reato. Ok, io avrei concluso la mia disamina, pertanto procedo andando ad analizzare le domande che mi sono state poste, cercando di dare una risposta. Le risposte poi saranno comunque pubblicate per iscritto al termine del seminario. Allora, ci dice Maranarde, Carnevale, sfilate a gruppi a piedi, i carri posseggono tutti la relazione del tecnico sulla solidità e sicurezza ed eventuali impianti di amplificazione elettrici a regola d'arte, nonché un servizio di sicurezza che scorta ogni singolo carro. Non sono ammessi carri con installazioni sopraelevate di tipo meccanico-elettromeccanico, capaci di movimento autonomo. Se non vi sono strutture adibite allo stazionamento del pubblico, avendo lento predisposto piano di sicurezza e relazione tecnica, squadra emergenza con volontari, protezione civile e ditta privata, emergenza sanitaria addetta antincendio, in base alla circolare del 2018, è possibile non convocare la commissione di vigilanza? Si chiede soprattutto in relazione del fatto che alcuni membri, in base alla disposizione ASUR e Vigili del Fuoco, non parteciperanno alla seduta se effettuata la domenica, giorno della sfilata. Quindi, avendo i presupposti per procedere senza, sarebbe utile attivare una procedura con commissione di vigilanza che non può essere conclusa. Naturalmente, se non ci sono aree appositamente allestite per lo stazionamento del pubblico, non c'è l'obbligo della commissione. Ma se abbiamo detto però che i carri, in quanto non rispettando le condizioni di veicoli come previste dal codice della strada, devono circolare in un circuito chiuso, allora lo stazionamento del pubblico, l'area definita c'è comunque, l'area deve essere recintata, altrimenti noi abbiamo la necessità di applicazione del codice della strada. Per cui la soluzione di non convocare la commissione la vedo abbastanza tragica. Tra l'altro, la commissione può riunirsi anche dei giorni precedenti ed esprimere il parere sul progetto e le verifiche e gli accertamenti andarli ad indirizzare verso gli altri uffici. Potrebbe illustrare le competenze dell'ufficio dell'ente locale in materia di festa patronale. Le competenze attengono all'ufficio SUAP che deve istruire la pratica con la collaborazione dell'ufficio tecnico piuttosto che della polizia locale. Se siamo sotto le 200 persone, l'organizzatore coinvolgerà un tecnico che farà il piano di sicurezza. Qualora siamo sopra le 200 persone, commissione di vigilanza. Si può chiarire bene e dare giuste indicazioni circa il calcolo del numero delle 200 persone. La capacità di affollamento massima è data dal rapporto tra superficie impegnata per la manifestazione e il corrispondente riferimento, dove la direttiva piante dosi ci dice di considerare due persone a metro quadrato a metro quadrato. Una cosa è la capacità di affollamento massima, altra cosa è quanto si vuole effettivamente che ci siano di persone in quell'area. Quindi potrei avere una capacità di affollamento massimo di un'area di 10.000 persone, pari a 20.000 persone, e poi su quell'area ci metto soltanto 100 persone. Un evento da autorizzare si è tenuto senza la prescritta autorizzazione per assenza del responsabile SUAP. Nessuno lo ha
controllato cosa accade e quale responsabilità. E in questo caso, naturalmente, gli accertamenti possono essere fatti anche a posteriori, dove l'evento si dimostra che l'evento c'è stato. L'assenza del responsabile SUAP non consente di effettuare un evento senza il titolo abilitativo e senza le condizioni di sicurezza. Tra l'altro, si tratta di eventi che avvengono sull'area pubblica. Mi chiedo come mai poi c'è stata l'ordinanza di regolamentazione del traffico, se c'è stata. Gli eventi che prevedono esclusivamente l'effettuazione di un mercato si devono considerare manifestazioni. Naturalmente la circolare Piantedosi ci parla delle altre manifestazioni soggette a titolo abilitativo, non sono delle manifestazioni di pubblico spettacolo, ma sono degli eventi che in quanto tale devono rispettare le condizioni di sicurezza e l'incolumità delle persone. Buongiorno a tutti. In una sagra con somministrazione e intrattenimento, come si effettua il conteggio delle persone partecipanti? È cumulativo? Il solo rilascio di autorizzazione ex articolo 68 si considera solo i partecipanti all'intrattenimento. Se lo svolgimento della somministrazione dell'intrattenimento avviene sulla stessa area o in un'area contigua, vanno considerate le intere attività. Se invece avvengono in due luoghi completamente separati ed opposti, allora è possibile considerare due eventi con due tipologie di autorizzazioni differenti. Questa materia si applica anche all'inaugurazione di una struttura assimilata ad una MSV da svolgersi all'interno della corte interna, ma aperta al pubblico e alle future attività promozionali promosse da uno o più operatori economici titolari di contratto di locazione costituenti la struttura? Sicuramente sì. Spettacolo viaggiante: diversi giostrai presentano singolarmente l'istanza al SUAP. Fino a quanti possiamo gestirli solo singolarmente e quando occorre procedere in un modo unitario per la commissione? Chi dovrà fare le relative istanze cumulative? Pare essere un evento senza un responsabile unitario. Naturalmente, in questo caso, nel momento in cui ci sono degli spazi comuni, dice la circolare del Ministero dell'Interno, ci dà un'indicazione di 10 attrazioni, ma io sono dell'avviso che quando ci sono degli spazi comuni, un piano di sicurezza generale vada imposto. Naturalmente l'autorità che dovrà rilasciare il titolo abilitativo deve imporre agli organizzatori che non possono andare a svolgere l'attività in maniera singola, ma in maniera coordinata, e dovranno quindi presentare unitariamente questo piano di sicurezza. Ai sensi della legge 689, non dovrebbe esserci identità tra chi effettua l'accertamento ed emette la sanzione, che si distingue poi dall'organo destinatario del rapporto che deve emettere l'ordinanza in giunzione. L'accertamento è svolto dagli addetti appunto al controllo, ai sensi dell'articolo 13. Per quanto riguarda l'ordinanza in giunzione, deve essere adottata dal funzionario preposto all'ufficio SUAP. Il DPR 160 del 2010 non attribuisce al SUAP alcuna competenza sanzionatoria. Questa rimane disciplinata dal Comune in base ai propri regolamenti di organizzazione o per materia. Si richiedono chiarimenti in merito. Naturalmente il responsabile SUAP, il SUAP giustamente, come dice il collega, è un ufficio che procede all'istruttoria dei vari atti, dipende un po' dall'organizzazione di questo ufficio. Se l'ufficio è predisposto che il responsabile SUAP adotta i provvedimenti definitivi, l'ordinanza, ingiunzione di pagamento o di archiviazione è una competenza dell'ufficio SUAP. Quindi non dovrà andare ad emanare delle sanzioni, ma dovrà andare a giudicare quale organo terzo su un verbale rispetto agli iscritti difensivi. Quali sono gli elementi da verificare in caso di rilascio delle autorizzazioni per le lanterne volanti? In questo caso, queste lanterne volanti, il pericolo qual è? Che questa lanterna si vada a dirigere presso un'abitazione piuttosto che presso
un fienile e quindi ci sia un innesco di incendi. Quindi c'è bisogno che queste lanterne vengano circoscritte in un'area che è messa in sicurezza per evitare che possano andare ad appiccare il fuoco. Quindi c'è bisogno eventualmente l'apporto dei vigili del fuoco che non superano una determinata area di sicurezza. La pubblicità di pratiche religiose in luogo aperto al pubblico università richiede le prescrizioni di quell'articolo 25? No, in quanto l'articolo 25 è stato dichiarato incostituzionale in questa parte, quindi non c'è necessità della comunicazione. Sulla base di quale fondamento si attribuisce al SUAP anche l'aspetto sanzionatorio? Non si attribuisce al SUAP l'aspetto sanzionatorio, ma al SUAP quale responsabile di quella di quella procedura deve giudicare rispetto alla sanzione irrogata dall'organo di polizia e allo scritto difensivo. Diventa l'autorità terza che deve giudicare. Per quanto riguarda gli eventi di sola vendita su suolo pubblico, i cosiddetti mercatini temporanei tematici, quale tipo di progettazione e documentazione con riferimento alla safety si deve richiedere all'organizzatore? In questo caso, all'organizzatore sempre bisogna chiedere gli aspetti relativi alla sicurezza sanitaria piuttosto che gli aspetti relativi alle vie di esodo, quindi al contenimento del pubblico, alla chiusura della strada, quindi alla possibilità eventualmente di bloccare con dei New Jersey in cemento piuttosto che il divieto di vendita di bevande alcoliche. In caso di manifestazioni che si svolgono nella sola giornata di domenica, attivabili con la SCIA in quanto l'affluenza è chiaramente inferiore alle 200 persone, se l'istanza viene presentata il venerdì antecedente, come ci si deve comportare per eventuali controlli e prescrizioni? Naturalmente in questo caso manca l'agibilità ai sensi dell'articolo 80, perché l'agibilità è un provvedimento espresso che dovrà rilasciare il funzionario preposto acquisito il parere del tecnico di parte. Il piano di sicurezza deve essere predisposto anche per spettacoli temporanei in luoghi chiusi, ad esempio una sala polivalente, sicuramente sì, nel momento in cui questi spettacoli sono aperti al pubblico. Il comma 3 dell'articolo 19 della 241 del 90 prevede che con l'atto motivato di conformazione dell'attività intrapresa la stessa attività è sospesa in presenza di attestazioni non veritiere. Come si coordina questa norma con quelle che escludono la conformabilità dell'attività in base di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni? Naturalmente il comma 3 della 241 prevede che quell'attività è sospesa in caso di attestazioni non veritiere, e in questo caso, quando ci sono queste attestazioni, non è possibile effettuare la conformazione dell'attività, ma la stessa va dichiarata non ricevibile, quindi c'è bisogno di un nuovo avvio della presentazione di quelli che sono gli atti relativi a quell'attività. Che adempimenti devono essere espletati dagli organizzatori di una gara ciclistica in mountain bike da farsi in area privata? Se è fatta in area privata non ci sono spettatori, non ci sono spettatori, non è aperta al pubblico, è un'attività privata non soggetta a nulla. Qualora ci sono gli spettatori, è una manifestazione di pubblico spettacolo da soggettare ad autorizzazione ex articolo 68, preceduta dalla verifica dell'agibilità ai sensi dell'articolo 80. Fino a quanti possiamo specifico per il rilascio di autorizzazione si considerano solo i partecipanti. Allora, per il rilascio dell'autorizzazione, ex articolo 68, si considerano solo i partecipanti al trattenimento. In questo caso, se abbiamo anche attività di somministrazione effettuata nella stessa area, bisogna considerare anche quei soggetti. Fino a quanti possiamo gestirli solo singolarmente, quando occorre procedere con un modo unitario per quanto riguarda la commissione di vigilanza, le risposte alle domande. Ok, spettacolo viaggiante, vediamo un attimo se riesco a trovare. La nostra sala civica comunale non dispone di agibilità ex articolo 80, vorrà
verrà organizzato un pubblico spettacolo concerto di pianoforte presente a relazione tecnica sostituita da un parere di un tecnico sensi dell'articolo 141 ultimo comma. Poiché i posti a sedere sono meno di 200, è possibile riutilizzare tale relazione asseverata per altri eventi di pubblico spettacolo simili. La relazione asseverata è fatta per quel determinato singolo evento. Consiglierei di fare un'agibilità definitiva per eventi fino a 200 persone, quindi rilasciare l'agibilità definitiva per questa tipologia di eventi, e quando un soggetto vorrà organizzare qualcosa troverà già l'agibilità rilasciata. Il responsabile SUAP come fa a determinare l'importo della sanzione tra minima e massima? In questo caso c'è bisogno di andare a regolamentare con un regolamento quali sono gli elementi da considerare, quale potrebbe essere la reiterazione della violazione, piuttosto che gli aspetti economici legati al reddito. In caso contrario, consiglio di applicare comunque il principio dell'articolo 16 della 689, il doppio del minimo, un terzo del massimo, quale dei due più favorevole al trasgressore. Ma l'importo della sanzione non dovrebbe essere determinato dall'organo di vigilanza? Sì, l'organo di vigilanza, ai sensi dell'articolo 16 della 689, presupponendo una violazione ad un regolamento comunale, dove l'articolo 7 bis del TUEL ci dice da 25 a 500 euro, quindi si applica il pagamento in misura ridotta del doppio del minimo, un terzo del massimo, quale dei due più favorevole al trasgressore, in questo caso euro 50 più favorevole al trasgressore, il doppio del minimo. Se il soggetto presenta lo scritto difensivo, il funzionario preposto dovrà determinare tra minimo e massimo quello che è l'importo da pagare, quello che è l'importo che si deve pagare. Si resta in attesa delle risposte, credo che siano state pubblicate. Qualche altra domanda? Buongiorno. A suo avviso, il decreto legislativo 222 del 2016 e la relativa tabella A, che non contemplano l'articolo 69 del testo unico, se non in maniera di spettacolo viaggiante, è da ritenersi non più applicabile e resistente per quanto attiene le fattispecie di riferimento. A tal proposito consiglio di leggere la circolare dell'aprile del 2017, dove il Ministero, a fronte di alcune problematiche contenute all'interno della tabella allegato A, fa una riflessione. Una tabella allegato A ad un decreto legislativo potrà mai andare a modificare il contenuto del decreto legislativo o di un testo unico delle leggi di pubblica sicurezza? Naturalmente no, per cui in questo caso l'articolo 68 è pienamente vigente. Qualche altra domanda per quanto attiene, quando riguarda gli eventi di sola vendita sul suolo pubblico, i cosiddetti mercatini temporanei tematici, quale tipo di progettazione e documentazione safety con riferimento si deve chiedere all'organizzatore? Naturalmente l'incolumità delle persone. Quello che serve è soprattutto garantire che questi mercatini vengano svolti in un'area pedonale, non accessibile ai veicoli, e i veicoli che accedono possono essere naturalmente controllati. Il possesso, come dice la circolare Piantedosi, anche per quanto riguarda gli eventi dinamici, la presenza di bombole, ricordiamo l'incendio nel mercato di Guastalla, quindi il posizionamento sulle aree esterne e quelle che è la vigilanza per la protezione antincendio. A suo avviso, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico può essere sufficiente per un evento che non si configura come pubblico spettacolo ai sensi del 68, ad esempio i mercatini tematici con partecipazione di soggetti diversi, commercianti artigiani, produttori di opere dell'ingegno e produttori agricoli. Naturalmente in questo caso non c'è un'attività di pubblico spettacolo, ma c'è un'attività di esposizione, di vendita o eventualmente di opere dell'ingegno. Quindi in questo caso basta l'occupazione del suolo pubblico, ma le condizioni di safety, ossia, ripeto, l'incolumità delle persone, deve essere comunque garantita. Non so se posso continuare con qualche altra. Aspetto un segno di una. Ok. Nel nostro territorio è ubicata una discoteca, ok, quindi una bella attività di pubblico spettacolo per la quale nel 2006 si è
espresse favorevolmente la commissione provinciale a condizione del conseguimento dell'agibilità. In conclusione, recentemente per l'immobile è stata presentata la SCIA di agibilità. È necessario che la parte presenti istanza di agibilità ai sensi dell'articolo 68-80, acquisendo un nuovo parere della commissione. Questa domanda ho risposto era già in uno dei webinar precedenti. Sarebbe bello sapere, ma nel frattempo questa discoteca, che non aveva l'agibilità edilizia, ha svolto l'attività. Come ha fatto l'ingegnere, il geometra o l'architetto dell'ufficio tecnico ad avallare in commissione di vigilanza una situazione del genere? Ritengo comunque che vada comunque rivista l'agibilità ai sensi dell'80 con il rilascio del titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 68. Sono passati troppi anni e naturalmente le condizioni di sicurezza sicuramente sono cambiate e vanno riviste. Vi taccio. Grazie, grazie mille. Ci sono tantissimi, come al solito, tantissimi complimenti nella chat, come può tranquillamente leggere. Io ringrazio tutti voi. Ricordo che le risposte ai webinar del 5 e del 13 saranno pubblicate brevissimo, tra qualche minuto, nelle pagine di eventi, mentre le slide di oggi, la registrazione, già nel primo pomeriggio. Poi per le domande, per le risposte alle domande che sono state poste oggi, diamo un po' di tempo al relatore perché sono veramente, veramente tante. Allora, ringrazio ancora tutti per aver partecipato. Vi do appuntamento al webinar del 5 marzo. Già da oggi pomeriggio potete iscrivervi. Grazie ancora a tutti. Complimenti a dottor Giannetta e buon proseguimento a tutti. Ok, grazie.